Zac, la gentile e la roscia più roscia del festival. Eh sì, Noemi, benvenuta. Buonasera, cara. Grazie, che bello rivederti da queste parti. Grazie anche a me, tantissimo. Bella come il sole. Cinque, questo è il quinto, ragazzi. Quinto Sanremo. Rindindi, rindina. Mamma mia. Allora, guarda, dire altro. Scusa, approfittiamo della tua presenza qui per dirvi che quest'anno Sanremo lo vince anche chi si fa cantare alla radio. Zac. Eh sì, esatto, avete tempo fino a sabato per decretare il vincitore del premio speciale di RTL 102.5 per la canzone più radiofonica del Festival 2018, cosa che facciamo tutti gli anni. Beh, non con mi mollate, piacere. Allora, ascoltatori di RTL, non smettere mai di cercarmi, votano Antonio. E come lo votano Antonio? Andando sul sito rtl.it oppure scaricando l'app di RTL 102.5 e votando la vostra canzone preferita. A Noemi c'ha il disco, la Zac c'ha l'album. La Luna, l'album nuovo di Noemi che esce venerdì. Sì, 9 febbraio, sono contenta, non vedo l'ora che esca perché... Manca poco. Mi sono divertita tantissimo, prodotto col maestro Calvetti che è un mio vecchio amico, sono contenta che siamo tornati. Brava, noi due. E bello, ci sono tantissime collaborazioni da Paradiso, sì. Poi c'è Francesco Ricarico, poi c'è Giovanni Anastasi, tanti autori. Io ho coscritto molte cose, sono contenta perché io di solito sono un interprete perché mi piace, però mettere anche magari un pochettino le mani anche nei testi, nelle cose, mi sei divertita. No, è stata una grande occasione e ringrazio questi autori bravissimi che mi hanno permesso di farlo. Bene, allora. Ammazza il personale orca, io guarda, quasi me ne vado, quasi. No, poi me tra l'altro un album già anticipato da due singoli e sì. Poi si aggiunge questa bella canzone di Sanremo. Sono contenta, sai che, perché è un pezzo, anzi un album che è partito da lontano, da settembre siamo usciti con Autunno, poi I miei rimedi e adesso questa bellissima esperienza a Sanremo, mi sto molto divertendo. Poi noi siamo un gruppo di donne, tutto tranne Roberto che è il mio personal, mm-hmm. E ci divertiamo, vedi, noi abbiamo ribaltato le quote rosa, noi abbiamo le quote Brava, azzurre. Le quote azzurre che ci sta. Sei un fiume in piena, ti vedo eccitatissima. Sono contenta. Ma sei eccitata? Non so perché, perché oggi non canto. Peccato di questo. Che fai stasera? No, adesso dici che fai stasera. Allora no, niente, fino alle 8 sono un po' impegnata, infatti spero di arrivarci senza problemi. No, poi dalle 8 io cenerò in albergo, farò la vita proprio come se fossi una signora di 85 anni nella Riviera Ligure. La buona che hai visto ieri sera, la signora Penny, com'è che si chiama? Meravigliosa, esatto. Penny, detta come si chiamano? Legamenti d'acciaio. Tendini proprio. Senti ragazza, vogliamo parlare un attimo degli ultimi video della tua... Prima la Zac sì, aveva una... Volevo sapere se è nata prima la carta da parati o prima il vestito. Bravissima. Madre, ma però. Cosa? La carta da parati? No! No, beh, è stato bello, è stato molto divertente. Ma anche con quello dei miei rimedi mi sa che si è divertita un sacco. Ma moltissimo, ragazzi. Poi questo rimando con la carta da parati era tutto studiato. Non vi ma certo, esatto, ma non avevo dubbi. Ma che ne sappiamo noi? Era un gioco bellissimo. I miei rimedi per rimanere, per non farmi rompere le palle, mi vesto come la carta da parati. Non hai mi beccherete mai. Per non smettere mai di cercarmi. Questo insegna, esatto. Mimetizzarsi, ma uscire con la propria voce, no? Ma sì. Dove no, facciamo fare da tappezzeria. Proprio capito? Vabbè. Fai da tappezzeria. Perché solo tra donne amiche si possono dire queste cose. Grazie Noemi, grazie. E venerdì trovate l'album nuovo che si intitola La Luna. Grazie per essere stata con grazie noi e buona voi. Serata allora. Ciao Roscia. Buon riposo.